Allora, torniamo a Rosanna Bettella, vediamo un po' sempre la questione relativa alle pensioni. Sì, riprendo un attimo la storia del bustone, perché mi sembra come che sia una campagna che penalizza i giovani, non, che li vuole colpevolizzare, come se fosse colpa loro, no? Se avranno una pensione bassa, e con il rischio grosso che si veramente vadano in depressione, no? E dicono: perché io continuo a versare questi contributi se poi dopo non mi danno niente? E questo significa davvero, allora questo sì, mettere in crisi, no, l'intero sistema pensionistico, che è un sistema solidaristico e che invece ha bisogno di avere contributi sostanziosi, Pensioni. no? Che derivano da un lavoro vero, da un lavoro sicuro per i nostri giovani. È No, su ma poi tra questo che si l'altro anche deve un altro concentrare. componente, ci sono stati diversi, ci sono appunto dei blog, comunque anche diversi interventi in alcune trasmissioni radiofoniche dove ci sono delle persone, soprattutto del Sud Italia, abbastanza giovani, che dicono io tanto cerco piuttosto un lavoro in nero che non un lavoro regolare, perché tanto almeno lì porto tutta casa i soldi, mi posso fare una forma assicurativa e qualcosa guadagno di più, che tanti contributi che me ne serve versarli. Ed è questa la mentalità. Però, d'altro canto, se tu a giovani veramente presenti un bustone, pensando a te, un Sì, bustone, appunto, 350-400 euro di pensione, infatti. dici: ma vai a quel paese, cioè effettivamente mi stai prendendo in giro, dammi tutti i soldi, poi mi arrangerò io, cioè almeno ho qualche speranza più concreta. Eh sì, E la eh reazione sì, eh c'è sì. E tutta. quindi veramente bisogna stare molto, molto attenti. L'altra questione è poi quella sempre parlando di giovani, visto che ha aperto la porta Danilo Toccane, è che i giovani stanno continuando ad andare via in Sì, massa, certo, vanno via, giustamente. E quindi chi vanno. pagherà le pensioni? Appunto, appunto. Ma poi c'è tutto questo, tu facevi riferimento al lavoro nero, no? Il problema dei voucher, Che è che una anche forma quella occulta. è stata un'esplosione di utilizzo, anche qua, da un utilizzo molto ristretto che c'era quando sono stati istituiti e su cui eravamo anche d'accordo, insomma, no? Perché dovevano servire per far emergere il lavoro nero di, non so, golf, lavoro di giardinaggio, babysitteraggio, quelle cose molto limitate nel tempo. C'è stata una liberalizzazione, per cui adesso davvero milioni e milioni di voucher, addirittura dentro alle aziende stesse. Aziende, imprese dove c'è un contratto nazionale, un contratto decentrato, ci sono anche i voucher. E dove imperversa invece il lavoro nero? Perché cosa che fanno? Mi fai 10 ore, ti do 5 voucher. Allora Quindi spiega, addirittura già il voucher in se stesso è una sottopaga, no? Perché insomma sono senza un 7 voucher euro, sono 7 7 euro, euro e 50 però nei quali netti. sarebbero previste 2-3 euro già di Dopo, contributi. sì, dopo sono 2,5 euro per INAIL, contributi, assolutamente Non insufficiente ci sono i per. contributi. No? E comunque un lavoro sottopagato. Cioè, E in se tu pratica, però, aspetta, addirittura. perché spieghiamo per chi ci segue, che magari sono pensionati, che dicono: cos'è sta roba voucher? Sostanzialmente, una persona dovrebbe ricevere un voucher per ogni ora Sì. lavorata. Per No, ogni, non no, è ma per ogni. detto, però Dramma, adesso non è dramma, detto. Il dramma dramma. è Non è questo. vero? Allora spieghiamolo No, bene. c'è il Scusami, Rosanna, c'è il valore del voucher, Voucher. 10 euro, di cui 7,50 va Al al lavoratore. lavoratore e 2,50 vanno per la copertura Assicurativa. assicurativa. Ma anche per evidenziali, Sì, ma previdenziale lei assicurativa. capisce bene che con 2,50 euro non è che si paga tanta previdenza. Questo è il Però è primo. un'ora lavorata? No, questo è il No. punto. No, non è scritto da nessuna parte qual è il valore del lavoro. Ah, Per quindi cui uno può Rosanna retribuire. dice 10 ore di lavoro, 5 5 voucher, voucher. sarebbero 50 euro. Le altre ore lavorate comunque rimangono in nero, perché anche questo No, o non avviene. vengono Il retribuite. punto è Sì, no, che non vengono, non in nero, non vengono o non vengono retribuite, retribuite o nero. perché io sento che non Appunto, è a vengono seconda del retribuite. Questo è lavoratore. il punto. Perché Però il poi. problema, per non far confusione, è il tempo lavorato come viene remunerato?
Lasci stare se mi danno denaro contante o se mi danno il voucher. Ma questa cosa non è normata, non è regolamentata. Cioè, nel mentre nei contratti sta scritto chiaramente che il valore di un'ora di lavoro corrisponde a tot euro, sì. un'ora di lavoro con i voucher non è detto che corrisponde a un voucher a 7,50 euro. Questo è il punto. Per cui è tutta da normare questa cosa. Ma stabilito dove si possono praticare compensi con i voucher e giustamente qual è il tempo di lavoro che viene remunerato. Questo è un dramma. La proposta che ci hanno fatto qual è? Ah, ma adesso mettiamo le cose a posto, perché chi va a comprare il voucher lo deve fare e deve essere certificato, perché lei sa benissimo che in questo momento i voucher non sono certificati. Per cui succede, per esempio, che l'imprenditore compra dal tabacchino, si pensi, no? Compra dal tabacchino, compra sulla piazza, non è che deve andare in un ufficio postale, deve andare obbligatoriamente all'INPS a comprare questa roba. No, si trovano così anche per strada, no? Lo compra, lo tiene in cassetto, non lo mette neanche attivo e casomai si attiva mettendogli la data del momento in cui gli è arrivato l'ispettore all'interno dell'azienda. Cioè, è tutta una cosa che deve essere normata. Il problema numero uno però qual è? È che attraverso queste forme non controllate, anzi addirittura incentivate, perché se non ricordo male erano 5.000 euro all'anno che potevano essere coperti con i voucher, sono stati elevati a 7.000, per cui fino a 7.000 euro io posso pagare con i voucher, con quel problema che abbiamo detto prima, per quante ore di lavoro nessuno lo sa, perché questo non è scritto da nessuna parte. Ora, è tutta una situazione che meriterebbe, come diceva Rosanna prima, il tavolo per ragionare sulle pensioni, giustamente, e ce n'è uno, ma quell'altro tavolo sul quale si parla di lavoro, e queste cose come si possono affrontare se non coinvolgendo le organizzazioni sindacali, che sono i naturali rappresentanti dei lavoratori, di una situazione italiana nella quale, a differenza degli altri paesi, per esempio, il sindacato in Italia rappresenta, conta, mettila come vuoi, perché siamo sotto bombardamento da parte di tutti, no? Però in Italia i sindacati hanno aumentato del loro ruolo, della loro influenza, hanno aumentato della fiducia dei lavoratori, contala come vuoi. C'è anche sfiducia, e perché non dovrebbe esserci in una situazione grave nella quale si viene a trovare il paese? A marzo, battuta di arresto per quanto riguarda la produzione. Questi sono i dati che a me preoccupano, perché il punto vero qual è? Che in Italia si fa sempre 0 punto, ma si pensi, avevamo previsto lo 0.1, siamo allo 0.3, evviva, ma si può andare avanti, anche volendo imprimere fiducia, perché chi di dovere deve fare anche questo, imprimere fiducia, però mi pare che abbia scarse argomentazioni per realizzare questo suo obiettivo. Allora noi diciamo, vanno intanto rispettati i corpi intermedi dello Stato, perché è un problema, è vero che abbiamo noi come organizzazioni sindacali, ma hanno anche le associazioni del volontariato, hanno anche la stessa Confindustria, voglio dire, no? Visto che adesso hanno cambiato presidente, no? Però che incomincino intanto a coinvolgere e a rispettare, non coinvolgerli una tantum, perché sai, il maligno dice che il tavolo ci è stato offerto perché fra pochi giorni si andrà a votare e quei tavoli, magari che sono diventati due, fra qualche altro giorno saranno nuovamente chiusi. Sarebbe un dramma per il nostro paese, perché un sindacato responsabile come il nostro, che ha oltre 100 anni di vita, è vero, non è che noi improvvisiamo, noi ci siamo sempre fatti parte delle condizioni dei lavoratori, ma in una logica di sviluppo complessivo del paese. Noi questi siamo, certo, noi non abbiamo mai giocato allo sfascio, ci siamo presi anche delle critiche delle volte, questo è anche vero, perché abbiamo tentato di farci carico complessivamente anche di situazioni pesanti,
Però adesso parliamoci chiari, noi siamo pronti a fare la nostra parte, però nell'ambito di una difesa di quelli che sono i diritti e le condizioni dei pensionati, della difesa di quelli che sono i capitoli che riguardano il mondo del lavoro, della difesa di quelli che sono i capitoli che riguardano i nostri giovani. Assolutamente, un attimo solo, dobbiamo andare in pubblicità. Prima vorrei chiedere alla regia se rimette in onda un messaggio che comunque non abbiamo letto, così che penso sia stato proprio a commento del discorso che si faceva prima. I giovani vanno via, ho sentito che pure chi non è più giovane va via, speriamo che dove andiamo non ci seguano Renzi con comitiva. Ai noi, questo è un altro aspetto, vediamo un po', dovrebbe esserne arrivato un altro. E per quanto riguarda il lavoro nero legalizzato, che vergogna, non posso dire cosa mi provoca una politica così, come si dice all'italiana, questi lavoratori la pensione l'avranno? Ovvio che no, se non versano i contributi. Mi pare che l'abbiamo sufficientemente argomentato, motivato, esatto. Per dimostrare che stante così le cose, è vero, noi pur mettendoci tanta buona volontà non riusciamo in grado di dire che la pensione ci sarà, questo è il punto vero, sarà una pensione molto ma molto ridotta, in modo particolare, come diceva Rosanna prima, noi abbiamo una pensione contributiva, vuol dire che tu avrai una pensione in base ai contributi che hai versato, se i contributi versati non ci sono santi e madone, tu avrai una pensione bassa, bassissima. Le nostre previsioni ci portano a dire che i pensionati verso il 2030 e giù di lì saranno pensionati, tant'è vero che molti giovani dicono ma scusa perché devo pagare i contributi? Mi danno la pensione sociale. La pensione sociale oggi esiste in Italia, poi c'è qualcuno che ci mette dentro il reddito minimo, il reddito di cittadinanza, perché noi siamo molto creativi nell'inventare strumenti, nell'inventare le cose, ma il punto vero però è questo, è vero che la pensione sociale in Italia rischia di essere dello stesso valore della pensione vera se non si migliorano le condizioni di lavoro e conseguentemente contributive per i nostri giovani. Allora andiamo subito in pubblicità, tra poco.